Buonasera, buonasera cari telespettatori, torniamo con questa edizione estiva di Sport Sud. Oggi era una giornata ricca di attesa perché una conferenza stampa del Trapani avrebbe dovuto chiarire un po' di cose, avrebbe dovuto come dire, far vedere di fronte a noi il futuro un po' più chiaramente. Invece il nostro commento didascalico è che, come spesso accade in queste occasioni, la montagna ha partorito un topolino. Non è che siamo usciti dalla sala stampa del provinciale con le idee molto più chiare, o almeno c'è stata conferma di molte cose che sapevamo e che fra l'altro avevamo anche detto da questi microfoni, nonostante le smentite giunte da più parti. La dottoressa Paola Iracani, che è anche amministratore unico del Trapani, ha confermato che le cose sono andate come proveremo a spiegare, per quello che può valere ricostruire il passato nel corso di questa trasmissione, ma se ci proiettiamo al futuro anche a breve scadenza facciamo fatica a capire quali possano essere oggettivamente le prime cose che potranno accadere. Francesco Francioso, buonasera. Buonasera Fabio, buonasera a tutto il pubblico. Ci sei da casa. Senti, non so se non abbiamo avuto tanta opportunità di parlare prima di andare in onda, non so se la tua visione con Limi, con la mia, o se abbia tu intravisto qualcosa di più concreto. No, mi trovo assolutamente d'accordo con te, e l'unica certezza che abbiamo avuto oggi è che si giocherà, spero, questo prossimo campionato di Serie C. In che condizioni lo vedremo, ma già ci è stato anticipato che sarà ovviamente a basso costo, e tutto si farà con quello che abbiamo attualmente a disposizione di giovani in rosa, di qualche giocatore che resterà della formazione attuale, e con qualche vecchia conoscenza che ha dato la sua disponibilità ad essere d'aiuto per il Trapani Calcio. Poi vediamo del resto la questione dei calciatori, non calciatori, allenatore, che naturalmente è quella che in questo periodo dell'anno ci appassiona solitamente di più. Bisogna anche essere onesti, Francesco, e ammettere che non è centrale, nel senso che fino al 30 giugno abbiamo avuto il dubbio, quello grande grande, cioè ci siamo o non ci siamo, esistiamo o non esistiamo. Il fatto stesso di esistere è molto importante, diciamo che è un atto estremo della famiglia Morace di generosità. Allora, e adesso bisogna ragionare su come si va avanti. Allora, proviamo a fare con un po' d'ordine la storia di come è andata questo pomeriggio. Prima di ascoltare la dottoressa Iracani, c'è stato, diciamo, di ascoltarla nel contributo che Andrea Franco ha montato, c'è stata una ricostruzione, diciamo, di che cosa è accaduto fino ad oggi, no? Sono 36 giorni, ci sono stati due comunicati, come dire, la presa di posizione molto chiara della famiglia Morace, che ha detto: per me la storia col Trapani finisce qui. Poi c'è anche una condizione oggettiva, che la proprietà non ha libertà di mano per poter intervenire e investire denari, ma neanche volendo, nel Trapani, perché c'è una situazione giudiziaria in corso, per cui a un certo punto è sembrato proprio che fosse arrivato il momento di vendere, che è stato un martedì, credo tre martedì fa. Noi seduti su queste sedie, allora abbiamo detto: domani mattina si chiude al notaio. Sì, e così è stato. Pensavamo tutti che si fosse davanti a una chiusura, invece poi il giorno successivo dal notaio si è presentato solamente la dottoressa Iracani con l'equipe di avvocati, ma mancava la parte principale di chi doveva acquistare il Trapani Calcio. Non si è presentato, oggi abbiamo avuto anche conferma dalle parole della dottoressa. E da lì si è continuato a lavorare, cercando di ricevere più offerte possibili. Poi abbiamo visto l'offerta Todaro, che oggi la dottoressa Iracani ha definito l'offerta Todaro, non ce ne voglia nessuno, come qualcuno che vuole comprare una Ferrari, che la vuole imbellettata e addobbata con le spese degli altri per poi usarla lui, no? Sì. Questo è stato il paragone che questo ha fatto. Questo è stato il paragone che ha fatto, è un paragone, io al posto di Todaro mi offenderei, ma se è così, e non ho dubbi che sia così, ha fatto bene la dottoressa a rimarcare, perché magari qualche tifoso può pensare invece che la società
mi riferisco alla famiglia Morace, non voleva per qualsiasi motivo dare la squadra al signor Todoro. Invece con queste dichiarazioni penso di aver fatto chiarezza e di aver dimostrato che quello che più o meno i tifosi già dicevano da tempo, che non era realmente, che l'offerta non fosse credibile, insomma. Sì, che non era credibile, che non era realmente che volesse l'ha definita una proposta inaccettabile, assolutamente. Va bene, ci ascoltiamo la dottoressa Paola Iracani e poi torniamo in studio. C'era anche il sindaco Giacomo Tranchida e poi faremo vedere anche le sue parole, le faremo ascoltare più che vedere le sue parole e proviamo a immaginare un pochino quale può essere lo scenario futuro che ci attende. Dottoressa Iracani. Abbiamo questa opportunità di continuare un campionato in C, perché siamo riusciti ad ottenere questa risposta, tra virgolette, al Consiglio di Amministrazione della Liberty, ma è un campionato che non può costare quanto è costato il campionato scorso, dove, sempre per chiarezza, il campionato è costato quanto una squadra che militava in Serie B, pur avendo i proventi della Serie C. L'ipotesi qual è? Siccome qualsiasi soggetto ha interloquito con me, la prima replica che faceva, ma i contratti in essere dei tesserati sono troppo alti per il motivo che vi ho raccontato poco fa, il primo obiettivo è quello di togliere via più costi elevati dei tesserati possibili. Anche lì è stato detto di tutto, che noi stavamo facendo non si sa quanti soldi, che noi stavamo guadagnando da morire. No, le cessioni sono state fatte a valore zero, e questo lo chiarisco. Sono stati fatti a valore zero semplicemente per togliere da dosso a una società che non ne ha la sostenibilità economica i grossi costi dei tesserati. Quindi il tentativo che si sta facendo, nonostante tutte le critiche, è di avere un campionato più leggero, più in spending review, che è un termine che si usa molto, possibile per poterlo condurre, per poter arrivare più in là possibile. Ma è possibile pensare a un progetto Trapani dove non sia soltanto la Liberty Line a sostenerlo? È possibile che siano gli imprenditori locali, che io lo so che ci sono, non è vero che non ci sono, che oltre soltanto a, diciamo, ipotizzare o parlare o essere, possano anche partecipare le pubblicità delle cartellonistiche, il comune di Trapani nel suo per quello che ritiene di poter fare, il comune di Erice, perché abbiamo poi, siamo spalmati su due comuni. Io non lo so cosa sia possibile fare, però dico, se è vero che è un'azienda, una realtà che è importante per tutti, allora che tutti facciano qualcosa. Allora, io credo che sia ormai una realtà acclarata, che qualunque tifoso appassionato capisce che facendo un campionato di Serie C guadagnare non ci guadagna nessuno. E fra l'altro il tentativo di andare in Serie B è un tentativo estremamente dispendioso, è difficile da inseguire perché è un campionato sempre rognoso, complesso. Il Lecce sta andando, è andato in Serie B al quinto tentativo, quindi non si scherza su queste cose. Da questo punto di vista le parole della dottoressa Iracani sono incontestabili. È chiaro, Francesco, che sapevamo tutti che non avevamo mai visto spendere tanti soldi a questa proprietà per allestire una squadra, tanti contratti pesanti, e l'abbiamo detto anche questo tante volte da questi microfoni, questo era un anno da all-in, parlando un linguaggio di Texas Hold'em. Sì, penso che questi soldi che sono stati immessi nel mercato era già con una previsione, perché sapevano che dovevano cedere, e sapendo di dover cedere sarebbe stato importante arrivare in Serie B e riuscire a vendere il titolo in Serie C'era B, sarebbe dire, stato più facile. Per come conosco io Vittorio Morace, lo spirito della proprietà non era soltanto una questione di dare maggior valore al Trapani, ma era proprio una voglia emotiva di restituire alla città, ai tifosi, la Serie B, per dire io me ne vado ma vi lascio la Serie B perché mi sento di doverlo fare, no? Non fosse solo una questione economica, anzi. Sì, no, direi, assolutamente. Direi anche la dottoressa ha detto che è costato quanto un campionato di Serie B, cioè significa che... No, costato anche di più, secondo me. Sì, perché in Serie più. B tu prendi i diritti televisivi, il Trapani nei 4 anni di B ha fatto incassi medi
di 7 milioni fra i diritti TV, sì, la pubblicità, eccetera. Quest'anno, sì, non so i numeri, ma francamente siamo... No, quest'anno il paracadute è dalla Serie B, che equivale a 900 mila euro. Quasi un milione. Quasi, esatto, un milione, ma sono molto, molto meno rispetto ai diritti televisivi di Serie B. Soldi che sono tutti spalmati, sì, in anni, però sono, ricordiamo. Però come lei stessa ha detto, che quei soldi erano destinati ad altre spese che hanno affrontato. E ora mi pare di aver capito che stanno continuando a togliere i contratti in essere più alti. Finora abbiamo visto Drudi, scelta peraltro Drudi e Maracchi, assolutamente comprensibile. Sì, assolutamente, in casa propria, con il proprio portafoglio, uno può fare quello che vuole. E gli stessi soldi che prenderanno, gran parte poi saranno utili per poter costruire qualcosa che dia la possibilità a tutti i tifosi di seguire il prossimo campionato di Serie C, magari con qualche pretesa in meno, ma questo lo sappiamo, e oggi mi pare di poter dire che siamo contenti, quantomeno di avere la certezza di partecipare al campionato di Serie C. Magari gli obiettivi saranno sicuramente diversi, ma vediamo calcio. Allora, facciamo un attimo il punto della situazione, proviamo a essere il più chiaro possibile. Che succede adesso? 3-4 giorni fa il Trapani ha fatto un comunicato spiegando che vuole delle offerte con carta che canta, molto chiare, di chi vuole prendere questa società, perché la dottoressa Iracani stessa sottolineava come molte di queste offerte arrivano in modo informale, disordinato, e quindi anche difficili da presentare al consiglio d'amministrazione. Ma detto questo, per chi purtroppo segue calcio da tanti anni come noi in questa città, saremmo felici di scoprire che domani mattina ci sia un gruppo importante, un imprenditore che voglia venire a fare calcio a Trapani. È una prospettiva francamente difficile da realizzare, è complesso che accada questo, per cui adesso nel giro di, io credo, 4, 5, 6 giorni, perché il comunicato parla di 12 luglio. Sì, fino al 12 luglio, poi dal 12 al 16 chi ha fatto la proposta può andare a verificare tutti i bilanci presso la e poi addirittura dopo il 26 poi ci dovrebbero dire chi è che ha vinto questa gara, no? Sì, devono inviare se dicono se accettare o no la proposta fatta. Ricordo. Ora, il sospetto è onestamente che non è che ci sia la fila per prendersi il Trapani, no? No. A quanto pare no, ad oggi no, ci sono state diverse schermaglie che abbiamo già raccontato, ma ad oggi non esiste alcuna trattativa che sia concreta. In quindi effetti che sia concreta. Perché il Trapani ha fatto questo documento? Il Trapani ha fatto questo documento per una ragione molto semplice, perché il comandante Vittorio Morace non ha più la libertà di disporre dal punto di vista proprio giuridico della legge in maniera totale di quelli che sono i suoi averi da poter investire con il Trapani Calcio. Quindi, ammesso che lui voglia mettere 100 euro nel Trapani Calcio o che lui voglia regalare il Trapani Calcio, in questo momento non è padrone di farlo, perché la Liberty Lines è una società che complessivamente subisce la vigilanza diciamo della magistratura, della legge. Quindi è normale che si debba aspettare questo tempo, perché è necessario che alla fine, quando non ci saranno state offerte, venga detto ok, non ci sono state offerte, adesso possiamo cominciare, adesso ci possiamo effettivamente mettere questi 100 euro. Non dimentichiamoci che parallelamente va avanti la trattativa di cessione della Liberty Lines, che è chiaramente l'azienda madre, che rappresenta, se facciamo un'immagine, un elefante rispetto alla formica Trapani Calcio, certo, no? Per dimensioni economiche. Quindi è evidente che la famiglia Morace porta avanti in questo momento i suoi interessi in maniera per i tifosi assoluta. È più importante oggi il Trapani Calcio, ma giustamente loro come imprenditoria, ma anche per l'economia della città la Liberty Lines rappresenta un altro livello. Quindi in sostanza la domanda che poi anche tu, che un po' tutti abbiamo provato a porre al dottoressa Iracani, ok, se non arrivano offerte che succede? Beh, Francesco, lei stesso ha detto che io gli ho chiesto se entro il 12 non fosse arrivata nessuna offerta seria, che cosa sarebbe successo? Lei ha risposto che il campionato sono disposti ugualmente ad affrontarlo, seppur un campionato leggero, così l'ha definito, leggero.
E sicuramente con giovani già in rosa, mi riferisco a Canino, a Loi, giovani che Rizzo e qualche altro giovane della Berretti che ha fatto bene Poi vedremo, quest'anno. perché poi lì dipende anche molto dal budget che si riesce a costruire. Adesso quello che ci rimane da capire nei prossimi sicuramente 7, 8, 10, 12 giorni saremo alla finestra a cercare di capire che succede se arriva un'offerta, ripetiamo, è improbabile, perché c'è anche questa cosa, proviamo a spiegare, perché c'è stato questo ritardo nella movimentazione di questa vicenda, no? Nel mettere in moto, ok, fatemi arrivare le offerte. La dottoressa Lacani oggi ha sigillato e certificato quello che noi abbiamo detto da qua il giorno prima che accadesse. Erano convinti di avere trovato la quadra, erano convinti di avere venduto il Trapani. Tanto che il giorno prima di volare a Roma, la dottoressa Lacani, per andare in questo famoso studio notarile a chiudere la cessione del Trapani, hanno anche cambiato lo statuto del Trapani, depositando alla Camera di Commercio, perché c'era un articolo dello statuto che non consentiva di vendere il Trapani in quel momento, in quelle condizioni. Non andiamo troppo in dettagli. Loro erano proprio convinti di avere chiuso, di avere trovato che mancasse solo la firma. Invece poi evidentemente questo non è successo, per cui si sono trovati spiazzati e alla fine con grande fatica hanno messo su questo documento e quindi ora vediamo come va. In tutto questo nel pomeriggio era presente anche il sindaco Giacomo Tranchida. Che opinione ti sei fatto della presenza del sindaco e delle parole che ha Beh, utilizzato? intanto mi ha fatto piacere, perché inizialmente pensavo che la sua presenza significasse ben altro. Invece poi mi sono tranquillizzato, non me ne voglia il sindaco, ma la sua presenza era lì per far vedere ai tifosi che lui ci tiene a questa situazione e che l'ha seguita già prima che addirittura si insediasse. Lui ha invitato tutta la gente, Tutte le forze l'imprenditoria, economiche, diciamo. sì, trapanese, locali, per poter dare un aiuto alla società attuale e poter così affrontare questo campionato in modo più tranquillo possibile. È stata una presenza importante. C'era anche l'assessore Enzo Bruscato vicino e secondo me è stata importante la loro presenza. Vediamo cosa ha detto Giacomo Tranchida. La regia può mandare in onda. Dunque, loro hanno fatto da garante da passaggio. Da quello che ho capito, la sto provocando per farglielo dire ancora una volta, continuerete a impegnarvi comunque nel mantenere il Trapani, la squadra, in un campionato, mi è stato detto, di galleggiamento, fuori un altro abbonamento. Giusto? Perché è il messaggio che arriva, entro virgolette. Oh, se invece vogliamo andare oltre il galleggiamento, che non potete al momento, oltremodo in crescendo fare e garantire per le vicende note che lei ha ribadito e sottolineato più volte, perché non avreste possibilmente anche gli strumenti per, visto che avete dovuto in certo qual modo fare quell'operazione di rientro, mettiamola così, con la cessione eccetera, è opportuno che un po' di imprenditori del territorio ci siano e si facciano avanti. Io non so se ci sono grossissimi imprenditori o piccoli imprenditori, io so che comunque c'è un pezzo di città che sulle imprese, anche in maniera corretta, pulita, trasparente, ha investito, anche di piccolini, non per forza di cose grandi, grattacieli e non solo. Se non c'è quello che può fare 100, possiamo trovarne 20 che per 5 possano fare lo stesso 100. È difficile, lo comprendo, però non mi pare che ci siano altre soluzioni per andare oltre il galleggiamento. Chiarissimo, ma questo è un problema vecchio quanto il calcio in genere o il calcio a Trapani, perché chi lo segue da sempre sa perfettamente che tutte le volte che si è provato a mettere insieme una cordata, chiamiamola come vogliamo, un nucleo di persone che potesse portare avanti le sorti della società, questo diventa sempre un affare estremamente complesso. Per cui le parole del sindaco aiutano a capire che c'è la sua disponibilità, non è un mistero ed è risaputo a tutti che il sindaco dietro le quinte
prima che accadesse tutto questo ambaradan, che ci fosse questa cessione fallita all'ultimo istante da un notaio a Roma, e che prima che venisse fuori questo comunicato aveva già contattato diversi imprenditori importanti, fra i quali Andrea Bulgarella, per vedere se fossero disponibili a rilevare il Trapani. Andrea Bulgarella è una figura che tutti gli appassionati di calcio e di sport conoscono qui a Trapani, che ha lasciato alla fine degli anni 90 il Trapani, e l'ha lasciato male allora, in un momento in cui accadde una retrocessione, era molto contestato, era molto non ben visto dalla tifoseria, per cui si è posto Andrea Bulgarella il problema di ritornare in sella? Chiaramente sì, e ne avrebbe anche un certo tipo di disponibilità. Il punto è che giustamente Andrea Bulgarella dice: io non sono qui a fare lo squalo, io non ho alcun interesse a prendere il Trapani, che lo faccia chi lo deve fare. Se all'ultimo il sindaco un giorno mi verrà a dire caro Andrea Bulgarella, mi devi dare una mano, io sono qui disposto a farlo. Insomma, questo è il suo discorso, e vuoi dire anche condivisibile, cioè non avendo lui un interesse a rilevare in prima persona, ad andarsi a sedere tra virgolette con la famiglia Morace per intavolare una trattativa, aspetta l'evolversi della situazione e dice: vediamo come finisce. Se il Trapani verrà restituito alla città come 12 anni fa Morace lo prese dalla città, e mi chiamano, vediamo se do una mano. Questo è il quadro generale della situazione. Sì, diciamo che lo farebbe solo in casi estremi, cioè quando proprio tutte le soluzioni possibili che abbiamo visto oggi saltassero, e allora per evitare che il Trapani scomparisse lui farebbe, secondo anche, me farebbe anche sarebbe disposto a fare questo passo. Detto tutto questo, quindi lo sviluppo quale può essere? Allora, riassumiamo: o arriva un'offerta, e abbiamo già detto che è molto difficile, oppure se questa offerta non arriva e il consiglio di amministrazione Liberty Lions autorizza il Trapani Calcio a iniziare la stagione, perché ricordiamo che c'è sempre un problema giudiziario che rende molto difficile spendere dei denari per il Trapani, anche che sia un semplice euro, tanto che per l'iscrizione è stata anche chiesta l'autorizzazione ovviamente, oppure si inizia questa stagione, una stagione che si preannuncia chiaramente difficile, oppure in alternativa lo scenario che dicevamo un attimo fa. Morace consegna idealmente le chiavi della società, la dottoressa Iracani come amministratore unico del Trapani, a Giacomo Tranchini, dal quale si dovrà far carico poi successivamente di trovare degli imprenditori che possano sostenere la causa granata. Andrea Bulgarella o no? Questo è lo scenario. Non è uno scenario semplice, ma oggi sappiamo che la Serie C si farà, almeno questo è stato detto. Il messaggio è quello. Tant'è che a un certo punto si è parlato anche di eccellenza, e lei subito ha detto: no, tutto ciò che abbiamo costruito finora non può essere cancellato, ed è giusto che in qualità di amministratore unico dicesse una cosa del genere. Però secondo me non è difficile che si realizzi una cosa del genere. Loro con questa iscrizione e con questa prossima partenza per il prossimo campionato di Serie C, diciamo, hanno preso un pochettino di tempo per poter fare le cose nel migliore dei modi, per dedicarsi attualmente alla Liberty Lions e poi successivamente riuscire anche a chiudere quest'altra situazione del Trapani Calcio. E hanno preso un pochettino di tempo, e credo che... Insomma, staremo un po' di giorni sulla graticola. Un po' di giorni sulla graticola, già ne abbiamo passati 36, non sono tantissimi perché ci sono altre società che hanno passato mesi d'inferno, ma non ci possiamo neanche cullare, perché ricordiamoci, oggi è 9 luglio, fra 20 giorni si dovrebbe scendere in campo. Fra parentesi, Francesco, sì, innanzitutto ci sono le scadenze, dico poi a essere uomini di calcio e fra virgolette, almeno non voglio dire esperti, ma appassionati di mercato come te, sai benissimo tu che fare una squadra in Serie C non la devi per forza fare il 20 luglio. Dispiace che sia stato rinviato il ritiro, che sia stato annullato il ritiro. Dispiace che il Trapani non porti in questo momento l'immagine esattamente limpida, in giro per l'Italia. È accaduto, però abbiamo vissuto anni bellissimi.
ci tocca anche passare questo. Non è questo il punto, secondo me, focale su cui si snoda il prossimo futuro del Trapani, perché, ripeto, mettere insieme una rosa, io credo che tu sia d'accordo, di 22-24 ragazzi, sì, che possa dignitosamente, sotto un allenatore magari giovane alle prime esperienze ma con grande voglia, e un direttore sportivo che ha voglia di, insomma, di lavorare bene, tutto questo è un quadro che non è difficile da fare, cioè, se con le competenze. Poi dispiace che adesso non sappiamo chi sia il portiere, il centravanti, eccetera eccetera, però questa è la storia. Piuttosto io credo che il prossimo futuro del Trapani dipenda da una sistemazione oggettiva negli assetti societari. Diventa molto importante, a maggior ragione perché fai un campionato in economia, avere delle persone che sappiano gestire bene questa baracca. Questo mi sembra fondamentale. Beh, lì ho un pochettino di paura, perché in tempi migliori è mancata questa figura, qualche figura importante che tenesse la situazione sotto controllo, e infatti ci è sfuggita di mano in qualche occasione. Ora, con questi tagli, giustamente, e questo campionato leggero, così come è stato definito, la vedo dura. È difficile che ci vengano messe all'interno della dirigenza persone importanti, con esperienza, che sanno fare il lavoro anche in pochi giorni, come dicevi poc'anzi tu. Anche perché è vero, costruire una squadra la si può costruire in 7 giorni, ma bisogna essere un valido direttore sportivo con conoscenze a 360 gradi, e allora riesci tranquillamente a costruire, cioè, una squadra in 7 giorni. Mettiamola così: fra tutti i problemi che in questo momento si stagliano davanti al Trapani, non metto il primo quello di fare la squadra. Nel senso che sì, una squadra si può fare. E anche... Comunque, da quello che ho percepito, pare che Polenta possa essere prossimo alla riconferma. La dottoressa Iracani ha avuto delle ottime parole per Adriano Polenta, che è stato incaricato dalla società di sostanzialmente contattare i calciatori che avevano contatti pluriennali per provare a risolvere il contratto con questi. Con alcuni ci è riuscito, con alcuni no. Vedremo, insomma, che cosa accadrà. Un'operazione in alcuni casi più semplice, in altri un po' più complicata, fermo restando che sono tutte cessioni a costo zero, ma è ovvio che sia così perché sta nelle cose. È evidente che c'è chi non trova una squadra gradita, che intanto si tiene il contratto che ha e poi ragiona sul da farsi. Mi pare che sia normale. Mi pare che sia normale, sì. Prendiamo per esempio Evacuo, che l'anno scorso è arrivato a Trapani e ha firmato un biennale, oggi ha 34 anni e non è facile trovare un contratto come quello che ha firmato lo scorso campionato. Non è facile. Poi, come ben sai, le società che vanno ad acquistare, conoscendo la situazione che c'è, non dico che ne approfittano, ma quasi. Cioè, è più facile fare la spesa in questo momento qui a Trapani. Ma potrebbe anche, almeno lui ha dichiarato che gli piacerebbe rimanere anche con una squadra costruita per non retrocedere, per salvarsi, e questo sarebbe importante, mettere la sua forse esperienza. Forse però dichiarazioni un po' estive. Poi, fra l'altro, anche l'epilogo, secondo me, della mancata convocazione col Cosenza nella partita di playoff, penso che gli abbia lasciato da mare in bocca. Avrebbe voglia di riscattarsi sicuramente, però questo sicuramente, ovviamente, se mister Calori non viene confermato alla guida del Trapani Calcio, cosa che anche questa mi pare francamente un mi poco sembra difficile. Mi sembra molto lontano dalla realtà. Sì, assolutamente, lo penso, sono d'accordo con te. Senti, Francesco, invece il disorientamento, no, noi proviamo ogni giorno a mettere le mani in pasta. Io sinceramente oggi la conferenza stampa, dopo un quarto d'ora, ho capito che non si sarebbe cavato un ragno dal buco. Mi sono anche così un po' allontanato per questo. Essendo perfettamente consapevole che nulla sarebbe venuta, poi vi ho ascoltato dopo, ovviamente, in diretta radio e Facebook. Dico, ma al di là di questo, noi che proviamo a mettere un po' le mani ogni giorno in questa vicenda, con qualche fatica poi, e con una decina di telefonate, riusciamo un po' a capire a che punto siamo, no? Il disorientamento dei tifosi invece è tanto. E detto che quello che ci fanno capire, ci dicono che la Serie C la facciamo, che parola di rassicurazione possiamo dare ai tifosi?
Beh, in questo momento parole di rassicurazione non mi viene. Ha senso. No, non servono. L'unica cosa più importante in questo momento è che la squadra parteciperà al campionato di Serie C e questa per me già è una grandissima novità, perché ripeto, oggi prima della conferenza ci aspettavamo altri tipi di dichiarazioni che sicuramente ci avrebbero fatto molto male. Invece magari è vero, come dici tu, non è venuto fuori chissà che, però il fatto stesso che la società abbia detto e abbia garantito anche al sindaco che punzecchiava le ragani, gliel'ha fatto ripetere 2 o 3 volte, cioè partecipare e avere la garanzia di partecipare. A un certo punto l'ha detto, sto provocando, ma l'ha fatto apposta, sì, e sì, lui sì. Lo sa fare molto bene. Sì. E ho ottenuto la risposta per la terza volta, la dottoressa Iragani ha assicurato che il prossimo campionato saremo in Serie C. Qual è l'atmosfera che c'è sui social? Beh, i tifosi sicuramente non sono contenti. Oggi pomeriggio forse un po' più contenti del solito, però diciamo che questi anni sì, abbiamo visto tante cose belle, abbiamo passato anche qualcuna brutta, però ci ha fatto un pochettino male perché ci ha abituato a un altro tipo di calcio. Voi mi potete insegnare che quando io non ero qua a Trapani che eravate in eccellenza, campionati difficili, campionati sudati, campionati combattuti, però non eravate abituati a certi palcoscenici. Poi una volta che entri a giocare a San Siro in Serie B per 4 anni e vai a giocare a Torino e poi si diventa col palato fine, tu dici, sì, ma è si normale diventa col sia palato così, fine, e poi quando rischi di perdere tutto. Quindi tu dici soffri. Che in pratica su Facebook e su tutto il resto viene fuori questa amarezza. Sì, sì. È il sentimento prevalente. Sì. C'è qualcuno che sarebbe disposto a fare chissà che cosa per la propria squadra, purtroppo non ha le possibilità, ma se le avesse sarebbe disposto a tutto. Senti, andando un po' più sul concreto, se noi volessimo, tu stamattina nel telegiornale di oggi, nella notizia di oggi, cosa che ha immediatamente scatenato un ginepraio di polemiche, è vero, non è vero, come al solito, sarà, beh, ma meno male, no? Almeno, no, ma ci divertiamo, no? Assolutamente. Hai fatto anche un po' di nomi, no? Sì. Hai detto, vabbè, facciamo, questo è veramente fantacalcio, però quasi da divertimento estivo con un bicchiere di cocktail assolutamente analcolico sotto l'ombrellone. Facciamo finta che Polenta è il direttore sportivo, no? Uh-huh. E quindi oggi tu hai fatto qualche nome, ti sei tirato fuori ad esempio Lobue. Sì, oggi io ho fatto Ciccio Lobue. Ho fatto il nome dell'ex Granata Ciccio Lobue l'anno scorso al Pacheco. Poi quello di Pietro Tratanova, anche lui ha giocato a Pacheco facendo un buon campionato e realizzando 11 reti. E poi quello di Alessandro Camereri, una vecchia conoscenza Granata, che ha giocato qui diversi anni fa, poi con il Valderice, il Mazzara, l'anno scorso alla Folgore. Sono nomi che magari chi li sente dice, ma dove dobbiamo andare con questi giocatori? No? Proprio per quello che ti dicevo poc'anzi, il fatto di aver assaporato, di aver visto giocare giocatori di un certo livello, poi ti ritrovi nuovamente con dei calciatori che non me ne vogliono, sono assolutamente di un profilo inferiore, con il massimo rispetto per loro. Giusto, certo, allora il tifoso un po' storce il naso. Cioè, se fai, dice, oggi leggevo che Coronado ha ricevuto un'offerta di 1.200.000 euro all'anno dall'Arabia Saudita, fai sì. Fatica a rientrare sull'obiettivo Ciccio Lobue, che con i meriti straordinari che ha avuto sto ragazzo, che era il terzino titolare in Empoli Trapani 1-1, in cui nell'Empoli c'erano Sarri e Rugani, giusto per dire una cosa, no? Dico, però è chiaro che il meccanismo che subentra è questo. Apprezzo invece il gesto di mettersi a disposizione per la propria città, non tanto chi lo ha chiamato, ma il gesto di dire io ci sono, se avete bisogno di me, io per il Trapani Calcio scendo in campo anche gratis. In questa situazione, Fabio, è una situazione particolare e bisogna capire che questi calciatori, pur essendo un pochettino un livello diverso dagli altri, che bisogna apprezzarli, rispettarli, bisogna apprezzarli e rispettarli innanzitutto. Ma questo vale sempre, perché poi alla fine
ma veramente la passione non ha categoria. Cioè, quando il Trapani è in vantaggio 1-0 a 5 minuti alla fine, soffri nella stessa maniera se sei in eccellenza o se sei in Serie B. Cioè, assolutamente, i veri tifosi. Questa è la verità. I veri tifosi sono pochi, cioè, quei veri tifosi che, come dici tu, eccellenza o Serie B, non c'è alcuna differenza. Ti prende, è importante che ci siamo e che facciamo. Senti, che facciamo calcio in questa città. Ti stavo chiedendo, non ovviamente il nome, perché sarebbe veramente eccessivo e illuderemmo anche chi in questo momento sta passando al volo dai tre schermi, però il tipo di identikit d'allenatore che ti immagini, quale potrebbe essere? Ripeto, non mi interessa il nome, ma la tipologia. La tipologia, io ti posso dire che penso che proprio in questa situazione ci servirebbe un allenatore con esperienza, che sappia mettere in campo bene la squadra, pur avendo ragazzini, qualche ragazzino sicuramente ci sarà, e ci serve un allenatore pronto per, con l'esperienza, che e metta in campo la giusta formazione. Oppure faccio volentieri il tuo alter ego, come sai, per esempio, dico, ripeto e sottolineo, non sto dicendo nulla di nomi di cui si sanno trattative, la tipologia potrebbe essere un allenatore che conosce bene l'ambiente, magari giovane, che ha un passato importante qui e può, come dire, capire bene il momento. La tipologia Giacomo Filippi, no? Volevo arrivare, ma ripeto, non c'è trattativa, non so nulla, stiamo parlando proprio della tipologia, la tipologia, anche il tipo, diciamo, di calciatore che era, molto grintoso, con temperamento, eccetera, quindi potrebbe essere anche questa qui la tipologia a cui potremmo fare riferimento, anche se il ragionamento che facevi tu sull'esperienza di allenatore è un ragionamento assolutamente condivisibile. Per quello che riguarda invece i giocatori attualmente di rosa del Trapani, tu poco fa hai fatto qualche nome. Attualmente ne abbiamo 10, in questo momento ne abbiamo 10: Pagliarulo, Rizzo, Aloi, Canino, Corapi, Girasole, D'Ambros, Evacuo, Ferretti, Marras, Steffè e Silvestri, che erano in scadenza a giugno scorso, ma c'era un'opzione che ancora non abbiamo capito se è stata fatta o no. Sicuramente qui, no. Sicuramente no, spero di no. Spero che ci sia stata una mancanza di comunicazione, che sia stata fatta quantomeno a Silvestri, perché sarebbe da stupidi perdere un giocatore così importante al 30 giugno. E lo stesso giocatore qua dichiarò che aveva in scadenza il contratto, ma che aveva un'opzione sullo stesso per un biennale, ma il biennale si doveva rinnovare e poi eventualmente cedere. Tu dici, insomma, se c'è intenzione di far cassa. Sì, c'è un giocatore che ha fatto un giro d'andata strepitoso, che avrebbe, anche se io ho i miei dubbi che sia stata fatta un'operazione del genere, anche perché poi c'è stata proprio anche questa situazione dal punto di vista del progetto calcio in senso stretto. Tutto questo ha generato un vuoto in cui, secondo me, fai fatica a mettere insieme il pranzo con la cena. E già io ti dico la verità, mi sono piacevolmente sorpreso che siano arrivate le cessioni di Trudi e, ricordami, Maracchi. E di Maracchi, perché in questo momento c'è una certa povertà di figure che fanno calcio all'interno del Trapani, no? Per cui poi ci dobbiamo mettere anche nei panni dei calciatori, no? Sì. Che, trovandosi in una situazione del genere, surreale, non si sentono magari tranquilli, tutelati abbastanza, non si sentono tutelati, e ricevendo l'ok da parte della società, perché ripetiamo, la società ha dato ok a chi avesse i contratti onerosi di liberarsi anche a costo zero, liberando così la casella delle uscite, è difficile che uno resta qua. E allora, io aspetto dalla regia che mi faccia un segnale sui tempi. Detto questo, facciamo un riassunto della situazione. C'è stata la conferenza stampa della dottoressa Iracani, che Paolo Iracani, amministratore unico del Trapani, che è stata affiancata dal sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. Si è fatto un punto della situazione, si è spiegato che effettivamente il Trapani è stato un passo dall'essere ceduto, e che poi in uno studio di notaria di Roma questo accordo non si è concluso all'ultimo istante perché la controparte non si è presentata. Questo ha mandato un po' in difficoltà tutta la vicenda, perché il Trapani Calcio, come azienda che è una costola della Liberty Lines,
non gode, diciamo, di possibilità di immissioni di denaro libera da parte della famiglia Morace e dell'Ustica Lions, pardon, della Liberty Lions, che condividono la proprietà del Trapani, per cui si è reso necessario, per tutta la vicenda giudiziaria che avvolge la Liberty Lions, la creazione di questo documento, e quindi come una specie di gara in cui è stato detto: presentateci le offerte entro questa data, valuteremo qual è la migliore. Poi, nella sostanza dei fatti, sappiamo benissimo che sarà molto complicato che arrivi un'offerta che abbia un capo e una coda e che effettivamente consenta, anche se speriamo in questo, di essere totalmente smentiti, per cui probabilmente adesso staremo un po' sulla graticola senza capire né chi sia l'allenatore né chi siano i calciatori del Trapani della prossima stagione. Però sappiamo dalle parole dette oggi che il Trapani farà la Serie C, c'è stato quest'atto di generosità da parte della famiglia Morace, la dottoressa Iracani peraltro in un dettaglio ha anche fatto trapelare che la fiduzione forse è stata presentata con un po' di ritardo e quindi si potrebbe anche teoricamente andare incontro a uno o due punti di penalizzazione, ma questo sarebbe anche questo il minore dei mali, non è un problema gravissimo. Quindi, descrivendo cosa può succedere, passata questa data, che insomma dovrebbe essere nei prossimi giorni, poi dovremmo sapere se la gestione del Trapani del prossimo anno inizierà da parte della famiglia Morace, che verrà autorizzata a farlo, oppure se si procederà in altro modo. Rimane la soluzione B, che è quella che la famiglia Morace restituisca queste benedette chiavi della società al sindaco e poi il sindaco trovi le risorse in altri imprenditori per farlo, in questo passaggio un po' triangolare, no? Questo è lo stato dell'arte ed è anche francamente difficile proporvi le cose che sono più allegre da dire in questo periodo dell'anno, sono allenatori, calciatori, chi fa il terzino destro, se si gioca con la difesa a tre o se i due esterni saltano l'uomo, eccetera eccetera, no? Questa mi pare che sia la situazione. Ci mancano queste cose, ci mancano, vabbè, ma speriamo di poterne riparlare quanto prima possibile. Prima ci lamentavamo che andare a cercare notizie di mercato era complicato, ora invece guardando indietro erano bei momenti. Francesco, c'è una considerazione con cui ti senti di voler chiudere questo spazio che abbiamo gestito? Ma mi auguro quanto prima, se la proprietà riesce a vendere questa società e di avere finalmente un pochettino di tranquillità per quanto riguarda i tifosi, che sono un pochettino però penso preoccupati. Preoccupati sì, però penso che la cosa più importante, l'abbiamo sottolineato più volte questa sera, è che il prossimo anno giocheremo in Serie C, magari con un livello diverso, con obiettivi diversi, ma la cosa più importante è che ci possiamo divertire la domenica guardando i nostri campioni con le nostre maglie di colore granata in campo. Grazie a Francesco Francioso, grazie a tutti voi che siete stati davanti a tele schermi, ringrazio che è stato in regia Pinavaro, Rosario Milano, Andrea Franco che ha montato i servizi che sono andati in onda. Ci rivediamo lunedì prossimo per le notizie sportive, seguite i notiziari di ogni giorno, buona serata.